Allora, intanto benvenuti all'Arti Festival. L'Arti Festival, per chi lo frequenta, sa che è un festival multidisciplinare. Occhio alle tendenze su tutto ciò che è espressività umana, appunto come l'arte. Io ho veramente voluto questo appuntamento su Blender perché è un programma che io ho imparato qualche mese fa. Ed è di una funzionalità veramente notevole. È un programma gratuito, open source, ha questa nomea che sia ostico, ma ormai è superata come nomea. E allora ho chiesto a Blender Italia se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E guarda caso hanno proprio risposto e abbiamo qui il vicepresidente di Blender Italia, Francesco Andrescini. E chi meglio di lui lo può presentare? Cos'è che vorrei fare io? A me piacerebbe creare una comunità qui a Reggio di blenderisti, perché Blender è un programma veramente importante, ci si può fare veramente tante cose, non solo il solito cortometraggio animato, l'animazione, come poi spiegherà Francesco, ha parecchi utilizzi. Quindi passo la parola a Francesco e sto qui. Mi scuserete, spero, io non sono molto bravo a parlare, non sono abituato, quindi sono anche un po' emozionato. È vero, la comunità, la forza di Blender sta nella comunità. A livello mondiale, Blender nasce grazie alla comunità, perché dovete sapere che Blender era un software che è stato creato da un'agenzia pubblicitaria per fare video promozionali, per fare proprio cose commerciali, poi questa agenzia è fallita e il creatore di Blender ha detto col curatore fallimentare: guarda, se io riesco a tirare fuori i soldi, 100.000 euro se non ricordo male, posso prendermi la proprietà del software e farlo diventare open source? Ecco, la comunità ha reso possibile questo, cioè sono stati raccolti questi soldi e oggi siamo qui a parlarne. Questo a livello mondiale. A livello nazionale in Italia si è creata una fortissima comunità. Su blender.it siamo più di 14.000 iscritti e a partire dal 2017 ci siamo associati, abbiamo creato questa associazione proprio per raccogliere fondi e creare dei corsi. Adesso poi ve ne parlo. Vorrei aggiungere che con Blender, a parte il fatto che è gratuito, ma io sottolineo un aspetto: se voi abbracciate Blender, ve lo posso dire per esperienza personale, io sono iscritto a Blender da pochi mesi, voi non sposate solo il software, voi sposate una comunità. Vi dico solo questo: io ho iniziato mesi fa, il giovedì alle 6:30 c'è una web call. Dove si possono fare le domande, c'è un canale Discord. Io faccio le domande spesso di una stupidità unica che io mi vergogno. Dopo un minuto mi rispondono uno dopo l'altro. Scusa, non ho capito, e rispondo. Quindi il valore aggiunto di Blender è certamente nel software, ma la parte comunità è stata vincente. Tra l'altro, io non voglio parlare male degli altri programmi, ma mi dicono che le comunità degli altri programmi, siccome sono a pagamento, quindi se scoprono qualcosa se la tengono, non è così aperta. E Sì, in basta. effetti i professionisti che lavorano con altri tengono a essere un po' più chiusi perché è sempre nell'ambito lavorativo. Cosa succede soprattutto nella nostra comunità? Che anche chi arriva partendo da zero viene accolto abbastanza bene. Non è che gli si punta il dito contro, a te non sai niente, quindi non dire niente, non farti neanche cos'è questo schifo che stai facendo vedere. No, anzi, il bello è che proprio chi parte da zero ha la possibilità di confrontarsi. Niente, quindi grazie a questa comunità oggi siamo qui, però è riduttivo dire che Blender è gratuito. Perché è riduttivo? Perché Blender è open source. Open source vuol dire che i proprietari, cioè praticamente voi potete scaricare non solo Blender, ma anche il codice sorgente, ve lo potete modificare, lo potete addirittura rivendere. Cioè io prendo Blender, gli cambio tre cose, ovviamente non posso usare il marchio Blender, ma per assurdo potrei anche rivendere, perché è open, aperto, è una tecnologia aperta. E un'altra cosa che è riduttiva è paragonarlo agli altri software a pagamento. Perché, se noi facciamo, non so se vi ricordate elementari, la teoria degli insiemi, Blender racchiude tutto quello che fanno gli altri software e molte persone dicono: ma è gratuito, quindi non vale.
Non è così, non è così, ed è uno dei software a più alto sviluppo in assoluto, grazie anche a delle fortissime donazioni che arrivano da Apple, da Facebook, da Autodesk, mi sembra di capire, adesso non ne sono sicuro, su Autodesk non sono sicuro, comunque sulle aziende che fanno videogiochi, arrivano donazioni e la Blender Foundation si è costruita un'intera palazzina e ha diversi dipendenti che lavorano per lo sviluppo. Escono una versione dietro l'altra e io che mi occupo di divulgazione del software faccio anche fatica, perché le persone dicono: ma come? È già uscita la 4.2, tu mi hai fatto il video sulla 2.8? È vero, però è come guidare automobile, ecco, si esce tutti gli anni esce un modello nuovo, però il volante è sempre il volante, il cambio è sempre il cambio. Vabbè, vi ero fatto la slide per dire due parole su di me. Io in realtà sono un geometra. Faccio il geometra, nasco come geometra, però nel 2012 per caso mi è capitato di entrare nella pubblicazione di una collana dell'Hobby and Works, in edicola, mi chiesero se potevo fare delle lezioni su Blender, e dissi sì, perché no? E dopo, da cosa nasce cosa, ho deciso di iniziare a pubblicare dei video su YouTube. Oggi sono qui in qualità di vicepresidente dell'associazione Blender Italia, che è questa associazione nata appunto dalla comunità che ha deciso di organizzarsi per poter creare convegni, e vedremo poi che cosa facciamo. Domanda. Qualcuno di voi già conosce Blender o le mani? Sì, uno, due, tre. Già. Quindi sapete già un po'. Vabbè, Blender, adesso vi faccio vedere proprio questo. Questo è Blender. Quando noi apriamo il software ci presenta così. Abbiamo la versione, la 4, in questo momento è la 4.2.2, ma è già possibile scaricare la 4.3, la 4.4 alfa, tutte le versioni che sono in divenire, e appunto c'è questo sviluppo. Dopo magari avremo occasione di vederlo in azione, questo è solo uno screenshot statico. Quando siamo dentro Blender, il nostro mondo è quasi tutto racchiuso nella 3D Viewport, che è questa finestra principale, quel classico cubetto. Il cubetto poi è diventato una sorta di mascotte, che poverino. La prima cosa che si fa è si apre Blender, si cancella il cubo e spesso lo si reinserisce per iniziare a lavorare. Ci volevamo fare un cortometraggio, in realtà poi avevamo iniziato, ma per una cosa e l'altra, insomma, ci vuole tanto impegno, non ce l'abbiamo fatta. Sì, ma a cosa serve Blender? Dicevo, Blender è come un sovrinsieme. Io volevo portarvi oggi la testimonianza di quello che mi è capitato. Io ripeto, sono un geometra, no? Faccio le pratiche edilizie, cioè perché pratiche edilizie faccio rilievi, laser scanner, cose così. Un bel giorno, era già qualche anno che divulgavo Blender, mi chiama un veterinario da Verona. Cioè, ma sai, dovrei venire, io sono di Anzola dell'Emilia, tra Modena e Bologna, per intenderci. È venuto in fisso da me. Perché dovete sapere che ci sono certi cani, penso che siano i boxer, ormai è passato qualche anno, non sono sicuro, che non so se nascono o gli vengono comunque le zampe storte, si storcono le zampe. Allora il veterinario dice: io faccio così, faccio una lastra da di fianco, una lastra da sopra, poi tiro le righe, guardo come segare l'osso, devo tagliare via uno spicchietto, poi dopo glielo riattacco. Solo che diventa un po' lunga, perché poveretto lo addormento, ma gli apro la zampa. Allora l'idea è stata: si fa un attack, si ottiene il modello 3D dell'attack, si creano dei dischetti stampati in 3D che, siccome sono creati proprio su quell'osso lì, vanno a incastrarsi esattamente nel punto giusto. Quindi si fa in un attimo: si apre la zampa al cane, si attaccano i due dischetti, si segue l'osso, si richiude, fine. Questo si può fare con Blender. Io, è la cosa bella che è venuta da me, geometra, andrò, dico, va bene, ok, è stato notevole. Ma la cosa che mi ha stupito ancora di più è stato, me ne sono scritto perché sta parola non mi viene in mente, mi ha chiamato un ortopedico. Fa, io dovrei fare dei cuscini con Blender. Eh sì, perché ci sono certi neonati che i genitori li tengono sempre con la pancia in su e gli viene la testa piatta, perché dovete sapere che il cranio dei bambini è molto tenero. Quindi per aggiustare questa cosa qui si fa un cuscino apposta che consente alla testa del neonato di tornare alla sua forma. Ma fino ad oggi abbiamo fasciato la testa del bambino per fare dei calchi in gesso. Immaginatevi questo povero neonato. Ci sono dei software apposta che, con dei calcoli parametrici, insomma, riescono a fare la forma. Ma si può, mi ha chiesto questo ortopedico, si può fare un programma che giri sotto Blender in modo da non dover usare questi software che costano 20.000 euro? E la risposta è sì. Sì, purtroppo io però non sono un programmatore, quindi. Però sì, si può fare, perché in Blender, se conoscete la programmazione, potete creare i vostri software che girano all'interno di Blender. E non solo per fare
cose artistiche, ma proprio anche per ortopedia, per esempio. Poi vogliamo parlare dell'archeologo che mi ha chiamato da Sassari perché aveva una colonna dell'antica Roma con un'iscrizione e doveva prendere questa scritta e piaffarla su una pubblicazione. Quindi dice, come faccio? Posso usare Blender per fare il modello 3D? Cioè, preso il modello 3D fatto con la fotogrammetria, prendere la foto e spalmarla? Sì, lo abbiamo fatto e penso di aver fatto anche un video su questo. Me ne sono scritte perché sono talmente tante. Ho avuto il falegname che deve creare inserti particolari per i propri mobili. Un venditore di scarpe virtuali. Cioè, ci sono interi mondi virtuali, ci sono persone che vivono creando oggetti per gli avatar. Creava scarpe virtuali per i propri personaggi. Mi ha chiesto di aiutarlo per creare scarpe. Ho avuto il pilota d'aereo che voleva inserire la sua casa dentro Flight Simulator. Poi, vabbè, gli architetti, ovviamente, io collaboro con architetti, ingegneri, eccetera, quello è un po' classico, neanche a dire, il rendering di interni, di esterni. Gli orefici che progettano gioielli, per esempio. Odontoiatri per le protesi dentali. Le ricostruzioni facciali da partire dai teschi. Ecco, questo per dire che Blender davvero si può usare in tantissimi campi, si può usare nel BIM, non so se tra di voi c'è qualcuno che lavora, che conosce il BIM, e io per esempio lo uso anche con la nuvola di punti, quando faccio il rilievo con il laser scanner, quando si devono ricostruire delle geometrie un po' particolari, utilizzo anche Blender. Bene, vi vorrei far vedere tre piccoli video, tre, che forse magari li avrete già visti, spero di no a questo punto, che sono degli esempi di produzione fatti con Blender. Il primo che vi faccio vedere è un cartone animato. Uno dice, ma questo cartone animato cosa c'entra con il 3D? In realtà c'è tantissimo 3D dietro questo cartone animato. Ve lo faccio vedere e alla fine del filmato vedrete il dietro le quinte che fa vedere come è stato lavorato dentro Blender. Se riesco a far partire.
Ecco, questo è un dietro le quinte. Vedete, questo è tutto Blender. Eh? L'unica cosa che non è stata fatta in Blender è la musica, perché giustamente si usa un altro software. Anche il montaggio. Il montaggio video si fa con Blender, cioè, fa anche con altre. Quindi si può modellare il personaggio, si può animare il personaggio, gestione delle luci, dei materiali, tutto. I disegni fatti a mano. Guardate quante persone servono per creare questi pochi minuti di video. Ma il software è uno. Questo era un esempio di un cartone animato. Tutto in Blender, tranne l'audio, delle voci, insomma, tutto ciò che è audio, vabbè, ovvio che si fa con qualcos'altro, però non dispero che non si possa arrivare. Adesso ne farei vedere un altro di video, sempre fatto da Blender Studio, diciamo di Amsterdam. Questo è un pochino più, meno cartone animato, più, come dire, animazione tipo Pixar, non so, insomma, un po' più come dire, cinematografica, diciamo, ecco. Thank you.
po' al contrario. Qui abbiamo degli artisti che hanno bisogno di funzionalità e parlano direttamente con gli sviluppatori per farselo fare. Quindi di solito ogni volta che nasce una nuova versione di Blender nasce anche grazie a questi cortometraggi. Guardate la complessità di questa scena. Poi naturalmente se andate sul sito del Blender Foundation, ma anche se venite sul canale di Blender Italia, sul canale YouTube, trovate anche i video tradotti in italiano. Adesso questi qui non avevano dei dialoghi, però ci sono altri cortometraggi con dialogo in italiano che abbiamo fatto tradurre in italiano. Ecco, vi ho fatto vedere due esempi, uno di un cartone animato, uno di un cortometraggio un po' più evoluto. Vi faccio vedere giusto un altro spezzone per farvi vedere come invece con Blender si possa anche mirare ad avere l'estremo realismo. Questi che vedete sono una preview, diciamo, di... Se parte. È un corso che stiamo preparando con Io Pixel Kito. Questo era un esempio, diciamo, di applicazione più fotorealistica. Quindi Blender spazia proprio dal cartone animato al fotorealismo estremo. Ecco, ci tenete... Se avete domande, fatelo. Ecco, sì, naturalmente. Interrompetemi tranquillamente quando... Sì. Fuori fuoco, ho visto che metti fuori fuoco in profondità, anche quello con Blender. Tutto. Tu, quindi anche niente. Fuori fuoco... Voi considerate di avere una telecamera, una vera e propria telecamera professionale in cui potete decidere i megapixel, l'obiettivo, l'apertura del diaframma, la profondità di campo e molto di più. Dopo, la cosa brutta è che non ci sono scuse, non si può dire non avevo la macchina giusta in quel momento, non c'era la luce giusta, no, è lì, è tutto, potete decidere tutto. Ecco, ok, ma come... Ah, scusa, allora, l'esperienza di AutoCAD, ad esempio, utilizzando SolidWorks, non so se è presente, e praticamente vedo che il risultato è molto simile perché la progettazione dell'oggetto, in questo caso non so, il cerchio della bicicletta, viene parte, diciamo, di una sorta di vettori, sì, che vengono applicati lì. La domanda è: questi vettori che si utilizzano appunto per programmi come AutoCAD o come SolidWorks, soprattutto Revit, no? E vengono utilizzati anche su Blender o c'è da prescindere di questa, come dire, di... Allora, c'è una forte differenza tra i due mondi, sì, perché
SolidWorks non lo conosco bene, però questi programmi come CATIA, anche questi programmi che nascono per la progettazione, sono software parametrici, cioè generano le forme in base a delle formule matematiche. Quindi non c'è soluzione di continuità, cioè per esempio in AutoCAD, se noi disegniamo una circonferenza, quando facciamo lo zoom, magari a volte la vediamo anche scalettata, ma facciamo un rigeneriamo e la circonferenza torna perfettamente tonda, perché è una funzione matematica. Okay? In Blender invece ci sono anche le curve parametriche, però non a questi livelli. In Blender si ragiona più per vertici, spigoli e facce. Vertici e facce. Quindi cioè, sono, come dire, degli elementi che hanno ognuno la sua coordinata. Cioè, se io inserisco una circonferenza in Blender, posso decidere se farla di 32 facce, 64 facce, un milione di facce, a seconda di quello che mi serve. Poi ci sono dei sistemi per rendere l'aspetto sempre più arrotondato, sempre più smussato, però non è la stessa cosa che SolidWorks, perché SolidWorks, se mi fa una sottrazione di un, non so, prendo una sfera, gli sottraggo un cilindro, è sempre una cosa parametrica, una funzione matematica. Quindi su Blender si utilizzano i livelli, suppongo. Ci I livelli, ci sono i livelli. sono, allora, una volta c'erano i livelli, adesso sono stati sostituiti dalle collection, che sono una cosa simile, sono come delle, immaginiamoci, delle cartelle, diciamo, e quindi ci sono infinite possibilità di cartelle sotto cartelle, mettere. E sembra complicato, è detto così, però in realtà una volta che ci si prende la mano si riesce. Quindi quello che avete visto della bicicletta, diciamo, se io la devo progettare per l'industria, la progettazione per l'industria, forse ancora meglio SolidWorks, ma per la rappresentazione finale grafica, Blender è eccezionale. I due software però non è che litigano tra di loro, cioè si può passare da uno all'altro. Ci sono dei sistemi per interfacciarsi. A me è capitato di lavorare di andare a insegnare all'interno di una grande azienda che fa elettrodomestici. Non so se posso fare nome, quindi non li faccio. E loro lavoravano con questo software, CATIA si chiama, e ho tutto l'elettrodomestico progettato fino alla singola ditina. CATIA, o CATIA, non so se l'accento va su. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo oggetto, l'abbiamo messo dentro Blender, l'abbiamo renderizzato con Blender, cioè si fa un po' di tutto. Proprio ieri sera, noi ogni venerdì sera facciamo una diretta live, abbiamo parlato di una donna che ha creato per importare in Blender tutto il catalogo dell'IKEA, per esempio. Quindi si importa la sedia dentro e senza guardare come è fatta dentro, si usa e via. Però se si va a vedere come è fatta dentro, è fatta da tanti triangolini, tante cose che sembrano strane, perché sono create con altri software. Però sì, diciamo che farlo con Blender è più pulito. L'ultima domanda, No, mi fa piacere. allora, quindi se io lavoro su tipo, un programma come può essere in questo caso AutoCAD Remit, che è quello per creare ambientazioni di carattere architettura, diciamo, Sì. no? Ambientazioni diciamo, in concreto, no? Oppure su SolidWorks parlando di oggettistica, no? Ambientazione di disegni oggetti. La domanda è, cioè, quindi Blender mi permette di fare ad esempio una, come si dice, una rasterizzazione che poi dopo posso emigrare a AutoCAD per poter fare, cioè quella bicicletta lì, visualizzata lì su Blender, la posso dopo passare ad AutoCAD per poterla produrre Sì, o allora lo sì. scopo di Blender è semplicemente arrivare all'audiovisuale e rendere solo audiovisuale? Sì, allora, diciamo che Blender nasce per la visual, per l'output visuale, però nessuno ci vieta di esportare in AutoCAD, per esempio, il modello fatto in Blender. Però qual è il problema? Che quello che noi porteremo dentro Blender sarà, per esempio, una ruota, ma una ruota fatta di tanti vertici, non una ruota parametrica che può essere modificata in base a dei parametri. Vedremo poi che in realtà Blender adesso da qualche tempo è dotato di quelli che si chiamano geometry nodes, cioè dei nodi, geometry nodes, no, scusa il mio inglese è pessimo, praticamente con i nodi si possono creare le forme geometriche in maniera parametrica, però questo è un sistema interno a Blender che non so effettivamente se è compatibile con altri software, ma si apre un mondo, infatti in questo
questo corso sulla bicicletta che stiamo preparando si usano tantissimo i nodi, perché con i nodi si può simulare, creare delle geometrie molto molto complesse in maniera parametrica. Quindi con i parametri si può cambiare, non so, un muro come questo, si può fare a una testa, due teste, più largo, più lungo, si può fare storto in maniera parametrica. Però rimane sempre dentro la modellazione poligonale, comunque il problema di vertici rimane lo stesso. Con le geometrie noci, in realtà, nel senso che si possono usare le curve sono comunque modelli parametri, cioè create da funzioni matematiche. Dipende cosa si vuole fare nell'altro software. Per esempio, voglio lavorare in Revit. L'esempio classico è questo: faccio un rilievo con un numero di punti di un edificio tutto storto, un edificio. Lo devo portare dentro Revit. Revit, io non lo so usare benissimo, però per quel poco che conosco mi fa i muri belli dritti, poi magari posso fare delle varianti. Però la malleabilità che ha Blender, cioè con Blender abbiamo la possibilità proprio di andare a fare quello che vogliamo, proprio quello che vogliamo. A quel punto Blender, però, essendo un software che ha un add-on che si chiama Bonsai BIM, serve proprio per dialogare con tutta la filiera del BIM, ci dà la possibilità di esportare i file in formato IFC, che è il formato di interscambio ufficiale del BIM. E quindi è eccezionale. Io, per esempio, mi è capitato, avevano una nota azienda di cui non faccio il nome perché non so se si può fare, aveva partecipato alla realizzazione di una linea ferroviaria in un paese estero, e il committente voleva in Revit tutti i rack che sono quei cassoni con dentro tutti gli interruttori, con tutte le. E le voleva in BIM, in Revit. E loro hanno detto: ma come le facciamo a modellare in Revit? Niente di più facile. Abbiamo modellato tutto in Blender, abbiamo creato tutti gli oggetti IFC, portati in Revit. E portati dentro. Quindi, cioè, Blender fa da ponte su tantissime, riesce pro è proprio un coltellino svizzero, se vogliamo, e quindi è davvero davvero eccezionale. Dicevo, come imparo a usare Blender? Allora, io ho iniziato ormai da qualche anno, ho aperto un canale YouTube, adesso ho fatto uno screenshot. Dal mio canale trovate tutti i contenuti completamente gratuiti, cioè diciamo il corso base. Però poi, appunto, con questa sono entrato in contatto con la comunità italiana di Blender. E con la nascita, grazie alla nascita dell'Associazione Nazionale Blender Italia, siamo riusciti a raccogliere dei fondi e quindi a creare tutta una serie di corsi, scultura anatomica, la creazione dei personaggi, dal disegno fino alla messa in posa, corso sulla simulazione della fisica, perché in Blender si possono anche simulare fluidi, gas, fiamme, impatti tra corpi solidi. Poi c'è tutto il mondo dei grease painting, cioè il disegno a mano libera che abbiamo visto nel primo cartone animato. Abbiamo un grandissimo formatore, si chiama Luca Malisan, che lui nasce come disegnatore di fumetti e utilizza Blender per creare le proprie ambientazioni, le scenografie, e poi per avere, diciamo, delle situazioni coerenti tra loro. Abbiamo il rigging e poi c'è il corso modulo 1, modulo 2 che ho fatto io di base, quindi potete entrare nel sito blender.it, seguire il corso, e di tutti questi potete anche, adesso non di tutti, ma di molti di questi, potete ottenere anche l'attestato se volete. Modellazione, poi casi pratici di modellazione, per esempio, della casetta in legno. E così via. Quindi l'associazione Blender Italia, il costo per le iscrizioni sono 50 euro all'anno, però moltiplicata per centinaia di iscritti si riescono a tirare su i soldi che ci consentono di fare tante cose, tra cui, oltre a corsi, videocorsi, workshop, mandiamo dei soldi alla Blender Foundation, perché Blender Foundation appunto paga degli sviluppatori per poter sviluppare software, quindi noi nel nostro piccolo prendiamo un po' di soldini e li mandiamo loro tutti gli anni, gli mandiamo un po' di soldi. Blender Italia Edu 3D, abbiamo creato un gruppo di persone, tra cui ci sono anch'io, che sta cercando di portare Blender nelle scuole per far capire che esiste, perché adesso se andiamo alle scuole superiori, all'università, al 90% troviamo sempre software proprietari. Ecco, a noi piacerebbe far entrare anche Blender. Abbiamo istituito il premio Crea con Blender, è un premio che viene
elargito, l'abbiamo fatto nel 2022, la prima premiazione è stato un premio di 4.000 euro per il miglior cortometraggio. Dopo magari se c'è tempo ve lo faccio vedere. E ogni anno facciamo la ComBlender, che è una conferenza nazionale. Abbiamo iniziato a Foligno nel 2017, poi siamo stati a Roma, poi c'è stato il Covid, poi c'è stato ancora il Covid, poi siamo stati a Bologna, a Napoli, quest'anno a Torino, l'anno prossimo saremo a Pescara. E ogni anno, insomma, cerchiamo di coprire un po' tutte le varie città d'Italia con questo evento, proprio per raggruppare un po' come siamo oggi noi qui. Cerchiamo di creare una giornata dedicata esclusivamente alla comunità di Blender. Doppiaggio dei cortometraggi. Tutti i cortometraggi che vengono prodotti dalla Blender Foundation sono stati doppiati in italiano. Cioè abbiamo pagato delle persone, dei professionisti per doppiare questi cortometraggi. Quindi se andate sul canale, come dicevo prima, li trovate. Blender Italia Live, tutti i venerdì sera ci troviamo in diretta e dalle 11 fino a mezzanotte facciamo le chiacchiere, poi tante, tante altre cose ancora. Il giovedì è una cosa sperimentale, in realtà. L'ho creata io come assistenza, perché stavo dicendo, molti professionisti mi chiamano dicendo: "Ah, Francesco, ho bisogno di risolvere qualcosa, ti pago." Però il 90% delle volte si tratta di: "Guarda, vai lì e clicca lì." Cioè, cosa... cioè, è vero. Allora ho detto: "Perché non proviamo a fare in via sperimentale un'ora a settimana, una sorta di ricevimento al pubblico?" Però è utile perché in quell'ora ci si può condividere il monitor e cercare di capire dove sta il problema. Molte volte magari è proprio un clic in un punto. Ma che il canale Discord spesso Sì. non vedo lo screen, sì, ho capito, Esatto. ma... Infatti il mio sogno personale, ma adesso vedo di portarlo in associazione, è quello di far diventare questa assistenza per gli studi, per i liberi professionisti e anche per le aziende, un qualcosa di un pochino più strutturato. Cioè proprio magari riconoscendo anche un compenso ai formatori, ampliare non solo un'ora a settimana, magari farne di più in orari diversi, in modo da permettere... Però è tutto un divenire, si fa un passo alla volta. E niente, ecco, se ci sono delle domande siamo qui, se no avevo tenuto proprio l'ultimo video che è quello che ha vinto il premio Creo, e anche questo è muto, però mentre lo vedete, abbiamo tempo per vedersi, sono proprio 2 o 3 minuti. No? E sì, prego, Gli attestati come si possono spendere? allora, l'attestato è un attestato di partecipazione, cioè adesso parlo del mio corso base, cioè io con l'attestato ti riconosco che tu hai superato le prove pratiche, perché io con i corsi, tu puoi seguire i corsi sul canale YouTube senza problemi, oppure se ti iscrivi al corso, io ti chiedo di mandarmi delle prove pratiche, quindi se tu mi superi le prove pratiche io attesto che questo corso l'hai superato. Ecco, non è che abbia una valenza come legale, però noi come associazione attestiamo che quel corso tu l'hai effettivamente eseguito. Ci sono anche, stiamo puntando a fare anche dei corsi invece che per poter avere l'attestato viene superato un vero e proprio esamino finale. Io non ne ho di questi corsi, nel senso che io mi baso, cioè mi occupo più che altro di corsi, diciamo, di base. E stiamo adesso, purtroppo la burocrazia è molto, molto complessa, stiamo cercando di capire come poter erogare crediti formativi. In questo momento non ci stiamo ancora riuscendo, perché anche lì abbiamo provato con gli architetti, ingegneri, diciamo, ci sono da spendere parecchi soldi, però è nei nostri progetti, ecco. Quando arriveremo lo sbandiereremo molto, perché è una cosa che ci terremo tanto, poter erogare crediti formativi. Questo ci teniamo davvero tanto. Posso far vedere il mio short? È in 20 secondi per Certo. far vedere anche Prego, cosa prego. c'è. Voi due mi sembrate... Io probabilmente sto addirittura molto più indietro. Però quello che vorrei è che quelli che sono un po' indecisi, io ho iniziato il 3D tardissimo, lo facevo sempre fare agli altri con 3D Studio Max, no? Abbiamo vinto un sacco di premi. Però
Non ho mai, insomma, non so perché non riuscivo. Poi con Blender mi si è aperto un mondo. E allora, come parlava degli ortopedici e delle altre figure professionali, cioè non è solo gioco, ma è proprio. Io vi faccio vedere questa cosa di 30 secondi, 20 secondi. E io stesso sono rimasto impressionato perché. Non l'ho modellato io il prodotto, eh. Mi è stato dato in GLB, uno dei formati, vabbè, tipo CAD. Gli ho attaccato le texture, tutto quanto. E però la magia delle H-Dris. Allora, io qui ho usato, per questo sono rimasto colpito, ho usato Premiere After Grazie. After Effects, sì. Il pacchetto Adobe più o meno lo conosco tutto. Però adesso mi hai scioccato perfino il montaggio, quindi pure Premiere. Allora, il volume c'è, speriamo che si senta. Ah, vabbè, non fa nulla, il suono chissà. Aspetta, forse la qualità è un po' bassa. Eh sì. Allora, guardate il realismo, ma chiaramente quello sullo sfondo è una foto. Sono foto particolari che abbracciano, quindi sto parlando agli ignoranti. E questo io quando me lo, i riflessi sulla pedana. Cioè. Anche se non si nota, ma anche il riflesso sulle quattro parti, comunque il riflesso sul realismo dello zero. Sì, Blender permette di inserire delle immagini sferiche. Che abbracciano tutta la scena, quindi come se dentro una stanza, quindi, o comunque giriamo la nostra telecamera, potete Sì, vabbè, volevo far vedere solo questa. È il piccolo, comunque tu piccolo questo qui percorso. hai praticamente l'hai fatto dopo quanto tempo usare Blender? Cioè, io sono 6 mesi che. Ah, sì. No, un attimo, 6 mesi che lo sto studiando. Questo l'ho fatto tantissimo, un mese. Forse un mese. Ecco, Ma. quindi è una bella testimonianza, insomma, non si vuole, per Cioè, iniziare a essere produttivi non si è vuole questo che voglio tantissimo dire. Cioè, questo io è stato il secondo, anzi, forse il secondo video che ho fatto. Capire che il fondale può diventare realistico, muovere la telecamera. Ho ancora parecchio, il percorso è lunghissimo, anche perché la modellazione pure, però veramente si può fare con qualche piccola accortezza e furbizia, esce fuori un risultato che sembra chissà cosa. Vi faccio vedere un ultimissimo filmatino che è quello che ha vinto il premio Creo. Vi faccio notare, mentre lo guardate, pensate una cosa, è stato fatto da una sola persona, cioè questa persona da sola ha creato questo video, quindi si è inventato la storia, ha fatto tutto quello che serviva per produrre questo video, da solo, è stato davvero bravo.
Che non è stato fatto della musica, tutto il resto in bella. Ecco, io vi devo fare la slide con scritto grazie per l'attenzione, non ho fatto il tempo da. Allora io ringrazio Francesco perché si è veramente proposto senza neanche pensarci. Iscrivetevi all'associazione Blender e creiamo una comunità qui a Reggio, ci sono io, c'è Blender e è veramente uno strumento ormai è un po', sta diventando il Photoshop, cioè come il Photoshop era negli anni 2000 ma anche anni 90, il 3D adesso sta diventando il Photoshop del futuro. Una velocissima parentesi sull'intelligenza artificiale, perché che cosa si pensa? E adesso questo pip un pass va tutto con... attenzione, anche anni fa, quando è nato lo scanner 3D, quello che tu prendi da mo, eppure quello lì, il file, confermami se erro, il file che comunque viene esportato è sempre da ritoccare, non esiste che... Quindi, per quello che riguarda Blender o i programmi 3D, ce ne vuole prima, sempre che... Ce ne vuole... Voglio dire, la scrittura a mano non è che è sparita completamente, quindi è uno strumento che secondo me è fondamentale. Io lo sto trovando fondamentale. Ma proprio perché sta arrivando l'intelligenza artificiale che è fondamentale che impariamo a usare Blender, perché sennò il giorno che avevo bisogno di fare qualcosa non sarei più capace neanche di accendere un computer, quindi Blender come tanti altri strumenti ovviamente. Bene, io se avete domande sono qui, vi ringrazio tantissimo per aver partecipato. Grazie veramente, non mi aspettavo questa... Blender.it dell'associazione, trovate sia la comunità italiana che l'associazione.